guardano, portano qui le cassette, le portano qui il reparto, cioè il reparto viene anche vissuto non come luogo di terapia, ma neanche vissuto così, dove si sta bene, ci sono degli amici, ci sono delle persone con cui io sto bene, posso chiacchierare. Questa è la nostra biblioteca, dove ci sono libri di narrativa, libri dove riguardano l'oncologia, siti internet e così via. Questo è il libricino che abbiamo fatto noi, dove si spiega che cos'è il campo, come avvengono le metastasi, cos'è una progressione, cos'è una chemioterapia, cos'è una radioterapia, gli effetti collaterali e così via. E questi sono i nostri acquari. Abbiamo due acquari nel reparto, molto molto belli, è una specie di pet therapy, diciamo che è veramente una cosa che i pazienti hanno accolto con tanto entusiasmo. È bello avere un acquario in ospedale, molto molto, è una cosa, è un consiglio che darei a tutti. E questo è il nostro progetto, per cui è per questo progetto che ne hanno parlato i giornali, ne hanno parlato TG1, insomma Sky TG, così via. Questo è ritorno alla bellezza. Noi martedì pomeriggio abbiamo un parrucchiere che viene in reparto, che taglia i capelli a tutte le persone che fanno chemioterapia con alopecia, ed poi pensa lui a costruire, diciamo, tra virgolette, a costruire un po' la nuca di questi pazienti, poi noi diamo delle parrucche gratis a tutte, anche sono parrucche di buona fattura. Qualche volta c'è anche una truccatrice o qualcuno che le consiglia poi come vestire, però è una cosa molto molto bella. Cioè la coda del capelli è diventata comunque un dramma, sia per le persone anziane che le persone giovani, e spesso volentieri non si sa mai poi dove andare, a chi mi rivolgo, cosa devo fare, così. Avere comunque un esperto di parrucche, un parrucchiere di reparto, diciamo che allieva tantissimi di quei problemi che sono legati non solo al cancro, alla chemioterapia, ma anche agli effetti collaterali della chemioterapia. Qui abbiamo fatto in reparto delle mostre fotografiche con diversi pittori. Questo è Carlo Santomartino, che viene da Napoli, da Portici. Poi abbiamo avuto Dino Boschi, che viene da Bologna, Gianni Cacciarini veniva da Firenze, Elsa Colpini a Coretana e Giuliano Ippoliti Fermano. Ecco qua, Cacciarini nel 2004 è venuto, Dino Boschi nel 2005, poi Giuliano Ippoliti. Abbiamo avuto il romano Nevio De Zotta, che è stato anche pittore e scultore di Papa Wojtyła. Queste sono delle mostre fotografiche che abbiamo fatto sempre in reparto. Adesso queste fotografie sono appese nei muri della nostra unità operativa. Questa è la prima concorso fotografico che abbiamo fatto nel 2001, quando io sono arrivato tra i pazienti. Cosa vedevano dalle stanze dove facevano la terapia, cioè una cosa molto carina. E questa è un'altra iniziativa molto bella di cui tutti hanno parlato, nel senso che abbiamo fatto le vacanze con i malati, cioè i nostri malati, soprattutto quelli più anziani, difficilmente vanno in vacanza, perché poi sto male, poi nessuno mi conosce, cosa devo fare, che problemi c'ho, così. Quindi abbiamo pensato di portarli in vacanza noi. Abbiamo fatto un'esperienza ad Alvaro nel luglio del 2005, poi l'anno successivo siamo andati a Dobbiago e poi quest'anno siamo andati di nuovo ad Alvaro, ci siamo fatti bene, ci siamo anche azzardati a fare una gita in battello sul lago di Garda e poi un sabato mattina di ritorno alla cantina Rotta, vedete che sono tutte quante alle grotte perché prendo il champagne alle 9:30, insomma è stato un bel problema. E poi che cosa ci abbiamo ancora? Ancora ci abbiamo un ambulatorio per i cateteri neurocentrali che viene completamente gestito dal nostro personale infermieristico e abbiamo un ambulatorio interdisciplinare tutte le settimane con i vari specialisti. Questa è una cosa importantissima perché il paziente sa in quei 6 mesi cosa le accadrà, il chirurgo, il radioterapista, l'oncologo, ma soprattutto è sereno perché sa che i vari specialisti tra di loro si parlano. E poi abbiamo un ambulatorio per le terapie orali, voi sapete che ormai molti farmaci non vengono più somministrati per via intravenosa, ma per ossa, e questo ambulatorio è gestito dal nostro personale infermieristico. Abbiamo un ambulatorio poi per la fertilità, la sterilità e la sessualità con il ginecologo e l'urologo.
portiamo a casa le terapie orali per tutte quelle persone che abitano in zone disagiate, Macerata ha una specie di comunità montana, perché ci sono molti paesini così, non tanto per me è facile raggiungere l'ospedale, poi i vecchietti con tanti problemi, li portiamo noi, insomma, portiamo noi a casa queste terapie orali. Abbiamo fatto degli incontri con le scuole medie superiori, con l'università, che sono state accolte con tantissimo entusiasmo, appunto che quest'anno ci hanno richiesto così tante che forse non riusciamo a poter far tutto. E che cosa abbiamo in cantiere? Abbiamo in cantiere la pet therapy. Grazie a Maurizio Cantone abbiamo un programma per cui a gennaio inizieremo la pet therapy in reparto. Vorremmo fare una riflessologia del rilassamento e yoga, comprare un pianoforte e metterlo in reparto e ci sia qualcuno tra pazienti familiari così che suona il pianoforte. Abbiamo già fatto delle scritturiste di un giorno in pullman di pochissimo tempo fa, una città che hanno fatto loro i volontari, che qui ce ne sono due che hanno curato tutti i malati a Sant'Enta di Cascia, sono fuori un giorno, sono anche pranzo fuori, serve comunque per comunicare, per fare gruppo. E poi abbiamo un laboratorio con i geriatri che è giovedì pomeriggio, che è dedicato alle persone anziane. Voi sapete che oggi nel 2012 l'Italia sarà il paese più vecchio del mondo, quindi avremo tanti ottantenni che stanno bene, in buona salute, che chiedono di essere curati, penso che sia una richiesta che deve essere presa in considerazione. Questa è una poesia che a mio avviso è bellissima, e adesso ve la leggo, però forse ognuno di voi leggerà in maniera migliore di me. Ho riscoperto la vita, c'eri tu nei miei pensieri, ho sognato di essere felice ed è ora con te che mi ritrovo a ridere e scherzare, ho raccontato di tutto quello che hai detto e fatto per me quando non potevo sentirti, ti ho avuto talmente vicino che ti ho sentito dentro, ho raccomandato a me stessa di non cadere nell'intolleranza, di non fartene passare una, sto vivendo i momenti più pieni della mia vita con te, grazie di esserci, grazie di farti amare da me. Non ha niente di particolare questa poesia se non l'ultima riga. È una poesia di una paziente che io conosco e conosco anche molto bene, perché è una mia amica, che scrive a se stessa. Una poesia che lei dedica a se stessa e scrive per se stessa. Questo è il nostro Natale in reparto ed ci tengo a sottolineare che quest'anno l'albero di Natale è stato addobbato da tutti i signini, i bambini delle scuole elementari di Macerata e i paesi dintorni. Questa è la nostra casa dell'accoglienza, ed è proprio da Macerata che io vi auguro a tutti voi un buon Natale e sentite questi auguri anche ai vostri cari e ai vostri figli. Grazie.